Il posto delle parole che racconta alcuni incontri del Festival Scrittori in Città, che quest'anno è giunto alla 20ª edizione, con il filo rosso che attraversa tutti quanti gli incontri, che è la parola 20, i 20 che spirano per sottolineare i 20 anni di questo festival. E qui noi tra poco parleremo di venti che spirano in una maniera molto diversa, dei venti che forse abbiamo un po' dimenticato, ma che questo libro che tra poco attraverseremo, seppure nella brevità di questa conversazione, sono venti che dobbiamo per forza di cose conoscere per cercare di capire, almeno cercare di capire. Gabriele Del Grande, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto qui nel posto delle parole. Leggo nel risvolto di copertina del suo libro Daul, edizione Mondadori, che lei è stato l'ideatore e il coregista del film Io sto con la sposa, film che credo abbia già 4 anni, un film premiato a Venezia, distribuito in 50 paesi nel 2006, ha fondato l'Osservatorio sulle vittime delle migrazioni Fortress Europe e da allora non ha più smesso di viaggiare nel Mediterraneo pubblicando reportage su numerose testate italiane e internazionale. Ecco, tra gli altri libri noi scegliamo l'ultimo, che è uscito da poco, Gabriele Del Grande, con questo nome difficile da pronunciare ma necessario per comprendere i venti a cui facevo riferimento poco fa, la storia dello Stato Islamico raccontata dai suoi disertori. È importante, Gabriele Del Grande, riprendere questo tema, perché lo chiedo a lei se solamente sono io distratto oppure è da un po' di tempo che questo tema non viene più raccontato, non viene più affrontato. Ma sì, quantomeno nella stampa italiana, che è affetta, diciamo, da un provincialismo cronico su questo e su molti altri temi, sì, sembra che la cosa sia risolta, in realtà è semplicemente scomparsa dai radar, diciamo, della nostra stampa. Per chi invece segue le cronache, diciamo, quotidiane di quel conflitto, sia in Siria che in Iraq, ma anche in Afghanistan, sa che lo Stato Islamico è tutt'altro che scomparso, è tutt'altro che sconfitto, semplicemente, diciamo, si è ritirato dalle sue roccaforti, dalle città che controllava, ed è tornato, diciamo, a quell'azione di guerriglia, di agguati, di attentati che ne ha caratterizzato l'esistenza anche negli anni passati. La vicenda è un pochino più complessa ed è tutt'altro che anche risolta. È una cosa molto complessa che tra l'altro lei ha toccato con mano, Gabriele Del Grande. Lei è giornalista, è stato anche in carcere per un periodo, in un carcere turco, quindi quella situazione l'ha toccata con mano. La testimonianza di questo libro a volte veramente lascia senza parole, e in questo libro è raccontato il male, ma non partendo da un presupposto che il male è semplicemente da una sola parte, ma il male che viene raccontato in questo libro è un male che approfonde radici nella storia e nella storia contemporanea, e fino a quando non entriamo a toccare le radici della storia non possiamo comprendere quanto è viscido questo male che lei ci racconta. Diciamo che il tentativo di questa inchiesta, che è un'inchiesta giornalistica, prima di tutto lo ricordo per chi magari il libro non l'ha letto, perché non pensi che sia un lavoro di finzione, di fiction o di romanzo, l'inchiesta giornalistica in cui, diciamo, tento di recuperare due elementi, diciamo, le storie e la storia, quella con la S maiuscola. Quindi, diciamo, da un lato le storie, le biografie, dunque, diciamo, lo sguardo soggettivo di chi in quel contesto, nella guerra di Siria, a un certo punto sceglie di aderire alle milizie dell'ISIS, quindi, cioè, cercando di capire attraverso le loro vicende biografiche il perché, il per come, no? In un certo momento storico migliaia e migliaia di persone fanno quella scelta lì. E la storia, che è la storia invece che si dipana sullo sfondo di questo libro, è appunto la storia di quel conflitto, la storia di quei conflitti, anzi, recuperare quella dimensione storica è fondamentale, perché purtroppo spesso quando si guarda queste questioni, insomma, questioni legate al terrorismo, insomma, non soltanto per la guerra siriana, ma insomma una storia che va indietro parecchio negli anni, almeno, diciamo, negli anni 80, una guerra in Afghanistan. E è un fenomeno a cui spesso si guarda appunto come se fosse un fenomeno avulso dalla storia, no? E come se fosse semplicemente una banda di pazzi psichiatrici, e questo è qualcosa che in qualche modo, come dire, da un lato ci consola, no? Perché ci sentiamo appunto quasi fosse una lotta tra il bene contro il male, però ci dimentichiamo, no? Invece quello che è il dato storico, andare a capire quali sono stati i conflitti, quali sono state appunto
le derive che hanno portato al successo di questo tipo di ideologie è fondamentale, perché purtroppo, diciamo, le idee si sconfiggono con le idee, prima ancora che con le armi, con le bombe. Quindi, diciamo, capire come si è arrivati a questo punto, diciamo, è un'operazione fondamentale anche per il grande pubblico, anche proprio per capire le altre notizie che si susseguono, no? Perché, diciamo, come se avessimo un pochino perso il filo rosso, un po' la grande narrazione, il contesto, la cornice in cui questi fatti poi si muovono, per cui magari, appunto, come è successo drammaticamente negli anni passati, poi ci troviamo un attentato in casa e non capiamo, non riusciamo a mettere i pezzettini insieme. Quindi il tentativo è di costruire quella grande storia attraverso le storie soggettive di chi ne ha fatto parte. Quindi in qualche modo c'è l'inchiesta giornalistica, ma c'è anche il tono narrativo che permette anche a un lettore comune, che non sia necessariamente, come dire, un ricercatore accademico, di comprendere questa storia. La storia di Malik, la storia di Hani e la storia di tante altre persone che viene raccontata in questo libro, lo diceva giustamente Gabriele Del Grande, che è un libro di investigazione profonda, molto dettagliata. Tra l'altro questo libro, Gabriele Del Grande, è nato anche con un'azione che viene molto dal basso. Lei ha voluto essere così gentile da citare tutti coloro che hanno finanziato la ricerca, 1342 lettori, per il crowdfunding di produzionedalbasso.com. Era doveroso, perché, appunto, siccome, diciamo, dietro questo libro ci sono 2 anni di lavoro, e per come funziona il mercato editoriale in Italia, diciamo, nessun giornale investe più su questo tipo di giornalismo lento, di giornalismo di approfondimento, no? che non è il giornalismo dello scoop, del titolone sparato in prima pagina dopo un viaggio di 24 ore, ma appunto 2 anni di studio, di ricerca, 200 ore di intervista in arabo. Io, diciamo, parlo arabo, sono anni che frequento questi posti, alle spalle c'è anche tutta un'esperienza, un lavoro di ricerca. Diciamo, questa ricerca, questi 2 anni di lavoro mi sono fatti finanziare, appunto, direttamente dai miei lettori attraverso un crowdfunding, quindi una raccolta di fondi online, con un'operazione molto semplice. Fondamentalmente, appunto, nel settembre 2016 chiesi a chi ne aveva voglia, fondamentalmente, di preacquistare, no, a scatola chiusa questo libro, che ancora dovevo cominciare a scrivere, e hanno risposto, appunto, più di 1300 persone, quindi, diciamo, una sorta di titoli di coda dei ringraziamenti alla fine del libro, perché senza ognuno di loro questo libro non sarebbe esistito. E anche, fra l'altro, l'invito al Festival a Scrittori in Città a Cuneo nasce anche poi, appunto, da un concittadino vostro di Cuneo, che ha partecipato al crowdfunding con una donazione, poi, insomma, è stato da gancio, diciamo così, per portare il libro in città. E questo è veramente fondamentale per cominciare a capire la storia non solo dello Stato Islamico, ma la storia di tutta quanta la nostra realtà di oggi. Ma qui la storia dello Stato Islamico che ci racconta Gabriele Del Grande è la storia anche di chi esce dalle terre dell'Islam per entrare nelle cosiddette terre degli infedeli. Sì, diciamo, il libro, diciamo, attraverso le storie che si protagonisti ricostruisce varie fasi, diciamo, la nascita quel periodo, diciamo, delle proteste del 2011 in Siria, quel periodo, appunto, della guerra, con le sue varie fasi. Ci sono spiegati e raccontati anche sullo sfondo quelli che erano gli interessi delle varie potenze regionali, internazionali, che su quella guerra hanno investito miliardi, perché non è soltanto un libro che si gioca poi sulle vicende soggettive dei protagonisti, c'è anche dentro la geopolitica, l'analisi, per cercare di capire quali interessi erano in ballo. E poi c'è, diciamo, nella parte finale c'è uno dei protagonisti che, diciamo, fa carriera all'interno dei servizi segreti dello Stato Islamico. Lo Stato Islamico era un po', diciamo, un tipo di organizzazione totalitaria che aveva, diciamo, il proprio apparato di massimo potere, appunto, in questi servizi segreti, diciamo, a un livello molto oscuro, molto sconosciuto, che non era a livello di al-Baghdadi o di altre figurine messe lì, diciamo, magari più con compiti magari più amministrativi di governo, ma non di strategia politica vera. Ed erano loro che poi questo personaggio ce lo racconta bene, come poi dalla Turchia, attraverso alcune cellule, e coordinavano, diciamo, il trasferimento di loro uomini, insomma, in quella stagione anche in Europa, anche con le operazioni che abbiamo visto drammaticamente negli anni del 2014-2015.
Il libro si intitola Daula ed è un nome particolare che significa stato in lingua araba. E qui la parola stato non è come la concepiamo noi dal punto di vista della nostra cultura occidentale, la parola stato, Gabriele del Grande. Ma diciamo lì il riferimento, che poi c'è anche la costruzione, no? Che il tentativo di costruzione di Stato che si è fatto, insomma, in quei territori, chiaramente a riferimenti che sono tutt'altro, diciamo, di quelli, no? Dell'invenzione dello Stato-nazione come la conosciamo noi, post-illuminismo, post-nazione, post-separazione dei poteri. Queste sono istituzioni che sono state trasferite lì. In quei territori, diciamo, dopo, fondamentalmente dopo lo smantellamento dell'Impero Ottomano, dopo, diciamo, persino in un periodo, diciamo, di colonialismo, in cui si sono stato un po' lo spezzatino di quei territori, si sono inventate delle nazioni, lasciando aperte tra l'altro una serie di ferite, vedi la questione palestinese, vedi la questione curda, e su quelle ferite poi si va a inserire il discorso di questi movimenti salafiti jihadisti. E danno in qualche modo una lettura che non è soltanto una lettura, diciamo, un doppio aspetto. Da un lato c'è l'aspetto, diciamo, più oscurantista, bigotto, conservatore, no? Del discorso religioso, morale, del controllo, diciamo, del buon costume, come dire. Dall'altro c'è un discorso che è prettamente un discorso di lotta, no? Un'ideologia di lotta che, come dire, riempie di senso, promette un'utopia di giustizia a chi in quel contesto lì cerca un'idea, no? Alla quale aggrapparsi e tenersi stretto per combattere, perché appunto come se ci fosse, no? Un ciclo di violenza che poi genera altra violenza. Questo è il motivo per cui ho parlato inizio libro nel 2005, quindi 6 anni prima dell'inizio dello scoppio della guerra, per raccontare un'altra di violenza, la violenza del regime siriano, che poi appunto questo ciclo perverso poi porta anche a questa stagione di lotta, di guerra. E questo, diciamo, è uno dei problemi, probabilmente delle questioni meno comprese, nel senso che il successo di quell'ideologia in quel momento storico lì è dovuto anche al vuoto, come dire, sul mercato delle ideologie di lotta. Non so se mi spiego, nel senso che c'è un momento in cui migliaia e migliaia di persone schiacciate, oppresse da quella violenza, è stato represso, un movimento che tentava nel 2011 di chiedere un cambiamento, sceglie la lotta armata e sul mercato delle ideologie, diciamo così, trova soltanto quella. Ed è il motivo per cui, ma poi si crea un successo. E poi, chiaramente, a livello del punto politico, il programma era quello di, come dire, l'idea era quella di abbattere non soltanto il regime, ma di abbattere proprio la forma dello Stato per come la conosciamo noi, insomma, la democrazia considerata soltanto come una forma di eresia. E non altro, insomma, mi fatto nel libro si vede proprio questo cambiamento dei personaggi, man mano che, diciamo, attraverso corsi di addestramento, di indottrinamento, insomma, poi assumono su di sé questo tipo di ideologia. Questo è il motivo per cui dicevo prima, non basta, no? Le idee si sconfiggono con le idee, no? C'è bisogno di altre idee, che spesso, diciamo, la pace spesso coincide semplicemente con la fine di un conflitto, coincide semplicemente con le macerie su cui il vincitore pianta la propria bandiera. Invece c'è bisogno, probabilmente ci sarebbe bisogno invece di un orizzonte, no? Di giustizia, di utopia, che sappia parlare soprattutto ai vinti di questa guerra, perché altrimenti poi sotto quelle macerie poi cova l'odio, il risentimento delle guerre di domani, insomma, è la storia poi di queste e di tante altre guerre. Gabriele Del Grande, in questo libro, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è un libro che si sviluppa per circa 600 pagine, viene fuori il rapporto spesso taciuto tra lo Stato islamico e quelli che sono i servizi segreti arabi da una parte, internazionali nello stesso tempo dall'altra, e in ogni modo anche quella che possiamo chiamare come la complicità anche dello Stato turco in tutta questa situazione. Quindi è una situazione veramente molto complessa, in particolar modo proprio per quello che riguarda i rapporti che non vengono raccontati tra gli stati. Sì, insomma, diciamo che per semplificare molto, diciamo che la regola numero uno che vale in queste situazioni è che il nemico del tuo nemico è il tuo migliore amico. Qui, diciamo, queste sono formazioni che sono state
come dire, aiutate diciamo in qualche modo da diversi servizi su ambo i lati. Inizialmente c'è stata una sorta di strategia della tensione che era portata avanti dai servizi segreti siriani dello stesso regime, che nel 2011, per delegittimare quell'ondata di protesta che riempiva le piazze, svuotarono le proprie prigioni di un migliaio circa di veterani di Al-Qaeda, di jihadisti che marciavano nelle prigioni siriane, vennero, come dire, rimessi in libertà affinché la loro presenza potesse, come dire, essere usata per delegittimare completamente quella protesta e additarla come terrorismo. Adesso il casino hanno fatto i servizi invece dei paesi opposti, cioè del fronte che ha cavalcato con l'onda di protesta, e l'ha armata, ha investito su quella guerra, non tanto per rimuovere quel regime quanto per limitare la presenza dell'Iran in quella zona, per tutelare il proprio alleato Israele oltre frontiera. E quindi diciamo, in questo, per esempio, la Turchia ha avuto un ruolo fondamentale, perché è diventata un po', diciamo, il corridoio, l'autostrada, diciamo, su cui viaggiavano appunto questa internazionale jihadista che da tutto il mondo poi si ricava in Siria a combattere. Quella era una strategia, come dire, della destabilizzazione, per cui diciamo il fronte anti-Assad in qualche modo tentava di una sorta di patto col diavolo, insomma, di usare anche questi pur di destabilizzare quel paese e rimuovere quel regime con un altro regime amico, con l'idea poi di ripulire il paese dalla presenza di questi personaggi. Il giocattolino poi, diciamo, gli è sfuggito di mano a un certo punto. Poi è la stessa storia che si ripete, perché insomma, un copione che abbiamo già visto in Afghanistan, abbiamo visto in Iraq, vediamo oggi in Siria, ed è un copione di cui purtroppo poi il prezzo più caro, come in tutte le guerre, lo vanno a pagare i civili, no? Perché comunque poi non stiamo qui a parlare di geopolitica o di interessi, ma sul campo ci sono 500.000 di morti. Gabriele Del Grande, tornando invece alla situazione di oggi, da parte degli Stati Uniti c'è di nuovo una stretta nei confronti dell'Iran. In che modo questa situazione creata dall'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran può far gioco allo Stato Islamico? Ma diciamo che la questione iraniana è legata alla Siria, perché la Siria, diciamo, è un paese che da decenni, insomma, più o meno dal crollo dell'Unione Sovietica, sia prima era, diciamo, nell'area di influenza sovietica, crolla l'Unione Sovietica e rientra nell'area di influenza iraniana. Semplifico molto, insomma, per farmi seguire magari da un pubblico che non è, che sia un pochino a digiuno di questa geopolitica della zona. Però il punto chiave è che la Siria da anni è sotto l'influenza iraniana. L'Iran, che ormai controlla in qualche modo l'Iraq, dall'Iraq arriva la Siria, dalla Siria arriva il Libano, con un unico corridoio, no? Iran, Iraq, Siria, Libano, e in Libano arriva poi le milizie di Hezbollah, che, no, abbiamo visto già una volta protagonista di una guerra contro Israele lungo la frontiera. È un po' come se, diciamo, attraverso la Siria l'Iran tenesse i missili puntati su Israele. Quindi diciamo Israele e diciamo, vari alleati hanno interesse a limitare o a contenere la presenza iraniana in quella zona. Allo stesso tempo c'è un altro conflitto, quello che oppone i sauditi all'Iran, che è un conflitto, diciamo, per il controllo, per l'egemonia in quelle zone, che è un conflitto molto antico che si gioca anche sul territorio siriano. Poi c'è un'altra partita ancora, che è la partita invece dei partiti islamisti, in particolare della Fratellanza Musulmana, appoggiata dalla Turchia e dal Qatar, più che dall'Arabia Saudita, che a loro volta tentano, no, di sottrarre la Siria al controllo invece del partito del Baath. Tutte queste partite si giocano, diciamo, intrecciate, sono tanti dossier sullo stesso tavolo del negoziato. In questo momento la Siria, semplificando molto, è divisa in tre. C'è una zona che è controllata dal regime, ovvero dall'Iran e dalla Russia, che sono i principali alleati che hanno tenuto in piedi ad oggi il potere dell'attuale presidente Bashar al-Assad. C'è una zona controllata dalla Turchia attraverso delle milizie siriane che rispondono direttamente a Istanbul, e c'è una zona invece controllata dagli americani e dalla loro fanteria sul terreno, che sono appunto gli uomini di queste milizie fondamentalmente curde legate al partito TED, che è la costola siriana del partito dei lavoratori del Kurdistan, partito di ispirazione marxista, fondato in Turchia da Abdullah Öcalan, che è l'alleato degli Stati Uniti in Siria, ma sulla lista dell'antiterrorismo per la Turchia. Insomma, è una situazione molto ingarbugliata, però diciamo da cui se ne esce fondamentalmente soltanto con un accordo fra la Russia e gli Stati Uniti, accordo che in questo momento sembra ancora lontano,
e una delle carte sul tavolo è proprio la presenza dell'Iran in Siria, per cui è chiaro che se si chiude il contatto diplomatico su altre questioni fra Stati Uniti e Iran non è un buon segno per la soluzione della crisi siriana, perché ripeto, in quella logica a cui accennavo molto brevemente prima, per cui in guerra l'unico del tuo nemico è il tuo migliore amico, non ci sarebbe da stupirsi se appunto gruppi terroristi legati a sigle come l'ISIS un domani ritornassero a colpire con un po' più forza, appoggiati appunto da qualcuno che li indirizzasse verso il proprio nemico. Non so se mi spiego, ma insomma è la storia di questo conflitto e dei conflitti precedenti. Appunto che in questo momento in Siria ci sono ancora all'opera qualcosa come, le stime vanno da 10.000 a 30.000 soldati appartenenti allo Stato Islamico che giorno per giorno combattono su vari fronti, e poi c'è l'altro tema dei detenuti, ci sono migliaia di ex combattenti ISIS che sono nelle prigioni siriane, irachene, turche, e nessuno sa un domani se... C'è sempre il rischio che, come dire, possono essere rilasciati dall'oggi al domani perché, ma, insomma, per essere utilizzati su un fronte utile, non so se mi spiego. E tutto questo si spiegherà ancora meglio nell'incontro di sabato 17 novembre alle 2:30 a Cuneo, nell'ambito di Scrittori in Città, insieme con Gabriele Del Grande, che racconta il suo libro D'Aula. Ci sarà anche Alessandro Gazzoia con il libro edizione di Saggiatore, Giusto Terrore. L'incontro sarà coordinato da Pierfranco Brandimarte. Intanto noi la ringraziamo, Gabriele Del Grande, per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo D'Aula, edizione Mondadori. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.